Riva Fest, Agriturismo Voltarina qui a Bracciano, siamo in compagnia degli MTO, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Come state? Tutto bene. Bene, bene. Allora, vorrei al sole, noi siamo all'ombra, ci siamo messi apposta perché sennò non avremmo potuto fare queste interviste con la serenità adeguata. Comunque, siamo qua perché vogliamo capire un po' la vostra storia. Intanto, MTO cosa significa? Bene, MTO vuol dire un acronimo in inglese, Meet in the Owl, che sarebbe incontro col gufo, incontrare il gufo. E nasce dalla nostra passione per i gufi e dal fatto che li incontriamo spesso, insomma. Per questioni particolari, dove abitate, dove siete? Sì. Sembra una leggenda, però in realtà. Sì, allora, diciamo, lui abita fuori Roma, è di Anguillara, quindi ne incontra spesso, però io a me è capitato di avere un gufo stalker vicino a casa della mia ragazza e sta lì ormai da un sacco di tempo, quindi ti fa compagnia, sì, veramente, cioè non è una cosa inventata. No, cioè ci sono fisicamente, poi noi l'abbiamo trasformata in questa storiella che ci siamo chiamati così però in fondo, cioè, perché ci piace il gufo animale, penso. Allora vi chiedo, artisticamente parlando, musicalmente parlando, come possiamo definire il progetto MTO, se vogliamo definirlo con un genere o con delle sonorità, se vogliamo così dire? Beh, diciamo, è un pop elettronico, ci ispiriamo molto a generi più moderni che stanno sviluppando adesso, la future bass, la future house, che stanno nascendo un po' più in America, Australia, Inghilterra negli ultimi anni, e abbiamo ascoltato roba di vari artisti e ci siamo lasciati influenzare. Come formazione a livello di strumenti? Come formazione entrambi, vai. Sì, allora, come formazione lui è cantante, cioè stiamo parlando di una formazione live, quindi lui canta e basta. Io invece mi occupo praticamente di tutto il progetto del live, quindi ho un laptop con un controller, senza scendere troppo nei tecnici. Nei dettagli tecnici, insomma, digitali. Esatto, e poi in più ho un pad che ha una batteria elettronica che, insomma, ci suono mentre facciamo il concerto. Quindi le percussioni sono dal vivo, esatto. Il resto viene creato in studio, esatto. E poi assemblato da te durante il live, esatto, insomma. Con Fabrizio che ci canta. Che ci canta sopra. Sì. Progetti futuri, nel senso, avete modo di girare magari per l'Italia, se non magari all'estero, non lo so. Di solito musica elettronica, esatto. Spesso la musica elettronica emergente riesce ad uscire fuori dai confini nazionali. Non so se vi augurate questo, se già ci siete riusciti, sì, ci state riuscendo. La nostra idea è proprio questa, anche perché non esiste proprio un circuito in Italia che si occupi di questo tipo di genere, quindi vorremmo un po' portarla fuori, Inghilterra, Nord Europa, dove va più questa roba. Ah, noi vi ascolteremo qua a Riva Fest, qui a Bracciano, all'Agriturismo Voltarina, e intanto vi ringrazio per essere stati con noi, ragazzi. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, noi siamo gli MTO. E state seguendo Roma 3 Radio.